tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi, come già avete visto dall'anteprima, vi faccio vedere un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti che ho fatto al centro Sicilia. Sono stata a Catania perché dovevo fare una visita e sono passata al centro Sicilia. Fortunatamente sono passata in un orario un po' più consono, nel senso era l'orario di pranzo, quindi abbiamo avuto la possibilità di farci un giro veloce veloce senza che ci sia, diciamo, senza che c'era, diciamo, quella calca di persone che di norma troviamo quando andavamo di pomeriggio, specialmente il sabato. Io ci sono stata in un orario giusto, sinceramente, perché era l'orario di pranzo, e con tutta calma sono riuscita a prendermi alcune cosucce. Sono stata da H&M, da Terranova e da Bershka, dove ho preso alcune cose. Altre cose non le ho viste, nel senso che vi faccio una premessa che io sono rimasta malissimo, sia da Bershka che da Stradivarius specialmente, cioè Stradivarius specialmente, tutte le cose erano buttate a terra. Sinceramente mi sono vergognata anche a cercare qualche cosa che mi poteva interessare. Vergognata in che senso? Le persone calpestavano le cose messe a terra. C'era soltanto una commessa messa alla cassa e in giro non c'era nessuno. Sinceramente per me è una cosa sbagliatissima, una sporcizia in giro che era una cosa orribile. Sinceramente nemmeno nei mercati quelli ammassati come facevano prima, dove mettevano, diciamo, le cose usate, la bancarella delle cose usate, nemmeno quella era più cioè nemmeno quella era così disordinata come in questo negozio. Sinceramente io ho guardato la mia amica e mio figlio, abbiamo girato i tacchi e ce ne siamo andati, perché vedere un disordine del genere non mi è piaciuto per niente. Vi parlo ad esempio di Pull&Bear. Noi siamo entrati, che Andrea, mio figlio, doveva comprarsi una felpa. Siamo entrati, era tutto sistemato, c'erano le commesse che giravano, ovviamente. Andrea ha preso la felpa, l'ha provata e ce ne siamo andati. Una cosa velocissima, certo c'era un po' di confusione nella cassa, però era una cosa normalissima. Siamo stati da Terranova, la stessa identica cosa, pulito, tutto in ordine, tutte le cose erano messe appese, abbiamo preso quello che ci interessava e ci siamo andati. Da Bershka ho trovato un po' di confusione, sinceramente, ma c'erano le commesse e ci hanno anche aiutato a prendere determinate cose. Alcune cose, ad esempio, Andrea voleva sempre una felpa, erano sporche e quindi non le ha prese. Poi le ha viste che c'erano online e quindi le prenderemo online, come abbiamo fatto anche un altro ordine. Sinceramente online mi conviene, perché sapendo la misura mi viene molto più facile. Io non capisco il perché al centro Sicilia questi negozi, specialmente Stradivarius, c'è così tanta confusione a terra, cioè tutti i vestiti buttati a terra. Però se voi andate all'Etnapolis, vi parlo dell'anno scorso, andate all'Etnapolis, i negozi sono pulitissimi, igienizzati e non c'è niente in giro. Cioè, perché questa cosa? Cioè, non ha nemmeno la voglia di prendere una maglietta o un qualsiasi cosa. Prima perché, diciamo, c'è ancora quella paura, ma cioè, non si può vedere queste cose buttate così. Veramente faceva schifo. Premesso questo, ho preso delle cose. Ovviamente, come li vedete, sono tutte cose per stare a casa, al massimo per andare a prendere il caffè da mia mamma, che io sto, ve lo proprio, mi potete anche cronometrare una mezz'oretta, prendo il caffè e vado a casa, perché noi ci diamo i turni con le mie sorelle e mio fratello, nel senso che i miei genitori sono anziani. Non sono anziani, sono grandi, automaticamente per non lasciarli soli, come abbiamo fatto per, nel periodo del lockdown totale, noi li abbiamo lasciati soli, e un pochettino mio padre si è demoralizzato tantissimo. Invece in questa occasione noi stiamo facendo a turno, ci andiamo a prendere il caffè, fa caffettiere a non finire, però non rimangono mai soli, questa è la cosa più giusta. Allora, vi faccio vedere i miei acquisti. Dopo questo preambolo di
6 minuti, andiamo avanti. Allora, da H&M ho preso due cose che sinceramente sono delle cose che io utilizzo, pelusciose. Sapete tutti il mio amore per i peluche, per le felpe tutte con il pelo, io le adoro. Le ho prese tutte e due nelle misure grandi, sinceramente. La mia amica mi fa: ma guarda, è enorme per te, ma io li voglio perché riesco a muovermi meglio e quindi mi piace di più avere una cosa comoda. La prima che vi faccio vedere è questa felpa, vedete, è marroncina di Orsetto. Sta registrando? Sì. Questa felpa di orso mi piace tantissimo, ha le maniche lunghe che finiscono con il polsino, è morbidissima, una cosa esagerata, molto bella, non c'è niente disegnato come vedete ed è abbastanza larga, sia davanti che dietro non c'è nessun disegno. Mi piace tantissimo, specialmente il fatto che sia morbida e che sia abbastanza ampia, che ci posso navigare all'interno. C'è il divano, eh? Andiamo avanti. La seconda felpa che vi faccio vedere è questa. Io ne volevo un'altra, che è quella che utilizzo, che è bianca, però l'ho presa da Stradivarius. Sì, quando sono andata a Stradivarius ho visto quella calca e me ne sono andata, perché ne volevo prendere un'altra. Che vi posso dire, quella felpa bianca che ho preso, io vado in giro senza giubbotto, cioè in giro. Mi faccio delle passeggiate io. Non esco col sole, penso che esco col freddo. Comunque, quella felpa, quando io esco, esco senza giubbotto, cioè cosa rara, ma esco senza giubbotto, io sono un tipo freddolina. Allora, la seconda è questa, a differenza dell'altra ha il collo alzato, con la cerniera, con la zip che si ferma a metà. È tutta pelusciosa, tutta morbida, di una morbidezza proprio stupenda, veramente stupenda. Anche questa è larga e questa è leggermente più corta, nel senso non sono quelle felpe lunghe che ti fanno tipo un sacco di patate, questo ti fa mezzo sacco di patate, che è carina. E poi le maniche sono così, tipo con il bordino rifinito corto senza la manica, e devo dire che mi sono piaciute, sono morbide. Io ovviamente ho provato tutto e mi è piaciuto veramente tutto. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere Terranova. Da Terranova, tramite la commessa, siamo riusciti a prendere delle cose, però di una ho sbagliato la misura, ma non ci ho fatto caso, l'avevo preso ma non ci avevo fatto veramente caso. Il prodotto che ho sbagliato la misura è il pantalone. Come vi ho detto, io voglio stare in tuta, voglio stare comoda, e quindi ho preso questo tipo di pantalone, però cioè la misura è buona, ma io preferisco essere comoda, specialmente nelle tute, quindi devo prendere la misura più grande, perché qui ho preso la M, invece nell'altro avevo preso la L, c'è stato un disguido, e quindi comunque questi due pantaloni venivano in promo, quindi ne avevo presi due proprio per avere la scorta dei pantaloni, per proprio stare comoda e tutto. Allora, il primo che avevo preso è blu, perché ho delle felpe bianche, quindi ho deciso di prenderlo blu. Ero indecisa tra il blu e il grigio, e poi ho preso il blu perché non ne avevo di questo modello. È un blu navy ed è lungo normalmente, e poi alla fine c'è il polsino. Nella parte dietro invece c'è la tasca, qui dietro c'è la tasca, e sono, devo dire, comodi. L'unica cosa è che hanno la parte, diciamo, del polpaccio è un pochettino più stretta, veste un pochettino più stretta nella parte del polpaccio. L'altro colore che avevo preso è questo, infatti di questo avevo preso la L, mi piace tantissimo, è bella larga come mi piace a me, che un po' scende, un po' cede, e mi piace tantissimo. Questo è l'altro colore che si vede anche meglio, ha le tasche qui davanti per il cellulare, perché il cellulare non deve mancare mai, e poi una tasca qui dietro nel fondoschiena. E poi la fine della gamba c'è il polsino, anche questo comodissimo, io l'ho provato, mi è piaciuto tanto, e quindi adesso mi tocca soltanto andare là per cambiare la taglia.
E poi c'è questa con la scritta Denver, mi piace tantissimo il colore senape, con la scritta Bordeaux. Devo dire che mi piace come effetto. Questa alla fine ha c'è la tasca quella tutta unita, che mi piace tantissimo. Ha il cappuccio, come vi ho detto, nella parte dietro invece è semplicissima, è abbastanza grande. A me piace di più le felpe oversize, però questa è molto più, diciamo, più aderente delle altre. E mi è piaciuta tanto e l'ho presa. Poi continuiamo, però andiamo questa volta da Bershka perché ce l'ho qui vicino. Qui c'è il sacathon che si sta per aprire. Che si sta per aprire. Lo metto qua appoggiato così mi viene anche meglio. Aspettate che sposto anche questi. Allora, ho preso un pantalone di peluche. Volevo anche l'altro colore, ma non c'era. Ma l'ho preso dal sito. Ed è questo pantalone qua, molto molto bello, proprio peluche all'infinito. Ed è fatto così. Considerate che io questo massimo vado a prendere il caffè da mia mamma, non ci esco con questo, state ben sicuri. Non ha tasche se non mi sbaglio, no, non ha tasche, ha la culisse in vita qui da stringere e poi vanno larghi in questa maniera e poi si fermano con il polsino nella parte di sotto. Sono bellissimi, comodissimi e caldissimi, cioè hanno una morbosità. Sono morbidissimi. Scusate, ma non è il primo video che faccio. Sono morbidissimi e caldi, veramente caldi, ma il fatto che mi piace di più è che siano morbidi, proprio un peluche, e sembra che voi siete vestiti da peluche ed è molto molto bello. Io ho preso la L. La L. Andiamo avanti e ho preso un completo che vi faccio vedere. Questo è un completo di Sailor Moon. Sinceramente non sapevo che era di Sailor Moon. Perché avevo visto dal sito, avevo addocchiato le cose che volevo acquistare, quindi quando sono andata al centro Sicilia sono andata a colpo sicuro perché non volevo perdere tempo né andare a destra, a sinistra, avanti, ma no. E quindi avevo preso delle cose, non ci avevo fatto caso che era di Sailor Moon. Comunque, ho preso la felpa, che è così, ed è oversize. La felpa ha il cappuccio, come si vede qua, è oversize come vi ho detto ed è abbastanza grande, 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 grande. E poi le maniche sono così, semplicissima, è oversize ed è molto molto bella. La parte di dietro è uguale. Il pantalone ovviamente è identico alla felpa, è la stessa cosa. La stessa cosa, il pantalone è così. Bianco con le tasche, qui ha delle tasche sia nel lato destro che nel lato sinistro ha delle tasche ed è un pantalone normalissimo di tuta che finisce sempre con il polsino di sotto. Sinceramente mi è piaciuto tantissimo, specialmente il fatto che c'era questo abbinamento per quanto riguarda il completo e non sapevo assolutamente che era di Sailor Moon. Questa era una cosa che non sapevo, ma bellissimi anche questi e mi sono piaciuti tantissimo. Non vedo l'ora di andarli a lavare e indossarli perché sono contentissima. Finiamo con altre due cose, poi finiamo con Terranova. Per quanto riguarda Bershka, ho preso due felpe. Perché in base ai pantaloni che avevo preso, tipo quello blu di Terranova, avevo preso anche la felpa. Mi piaceva tantissimo fare l'abbinamento azzurro e blu di sotto. E quindi avevo preso questa felpa bella morbidissima e pesante, pesante, di questo azzurro puffo, molto molto bello con questa scritta. Anche questo ha il cappuccio, quest'anno felpe con il cappuccio a gogo, ed è molto molto morbida e ha le maniche sempre che finiscono con il polsino. Le maniche sono abbastanza lunghe, anche se la felpa è stile crop top, però avendo preso una L mi sta proprio precisa, nel senso precisa di vita,
ed è bella, mi piace, guardate, è lunga e poi alla fine c'è un laccetto che potete stringere e fare tipo una ricciatura di sotto. Ma a me piace così ed è una morbidezza incredibile. Questa l'avevo provata direttamente con i jeans, perché quel giorno avevo i jeans e sa che è una meraviglia. Io avevo una camicia di jeans, i jeans, e gli ho messo questo di sopra. Ci stava benissimo. Io l'avevo scelto per metterla con le tute, ma anche con i jeans non è niente male. Ed è stramorbido. L'ultima cosa per quanto riguarda Bershka, poi andiamo alla Terranova. È un'altra felpa di queste morbide, simile a quella azzurra che avete visto poco fa, con la scritta Baby Girl, ed è sempre morbidissima, color beige, style beige, vero? Sì, dai, non style beige, color beige, sempre con le maniche e con il polsino morbida all'infinito, e sempre con il cappuccio. Poi queste me le vedrete indossate, ovviamente. Nella parte di dentro sono foderate, per questo sono leggermente più pesanti delle altre, perché qua dentro c'è la fodera e sono morbidissime. E poi alla fine c'è sempre la culisse qui per tirare, vedete, tirare e fare la ricciatura nella parte finale. Sono bellissime, molto molto belle. Io non vedo l'ora di lavarle così da poterle utilizzare tranquillamente e non vedo veramente l'ora perché mi piacciono tanto. Poi, sempre da Terranova, per quanto riguarda alcune, vabbè, le ho qui, per quanto riguarda acquisti per stare a casa. Massimo per andare a prendere il caffè da mia mamma, vi faccio vedere due maglioncini, ma maglioncini morbidi. Quindi vi faccio vedere questo che è bellissimo, è un maglioncino molto molto bello che sembra tipo effetto pecorella, che mi strapiace tantissimo. È bello morbido, sempre con le maniche lunghe lunghe lunghe, e hanno questo polsino qui che stringe ed è veramente comodo, ma comodo. Mi piace tanto e ha il colletto così che si rigira e che fa l'effetto bavetta. Noi lo chiamiamo effetto bavetta e viene in questa maniera, quindi qua deve uscire la testa. Qua esce la testa ed è questo effetto così. Mi piace tantissimo perché è bello morbido. E infatti ero insicura nel prenderlo, lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo. La mia amica l'ha preso e l'ha messo. L'ha tenuto in braccio perché ha detto: sono sicura che tu mi fai ritornare per prenderlo. E quindi ho voluto prendere questo. E per finire, il mio amore smisurato per questo colore, non potevo che prendere lo stesso maglioncino, ma di questo colore, che è un malva. Perché è un malva? È un lilla. Voi lo vedete lilla, ma è un malva. È un malva bellissimo. Molto bello, con la stessa manica e lo stesso maglioncino, ovviamente, ed è di una morbidezza, ma una morbidezza che ve lo dico a fare, morbido, morbido, morbido. Bene, questo è quello che ho preso per quanto riguarda i primi saldi. Sinceramente, era l'unica cosa che mi serviva, erano alcune cose per stare a casa. Non andrò di nuovo, cioè andrò soltanto perché devo fare una visita, cambiare il pantalone e tornare, perché sinceramente spero di andare nello stesso orario dell'altra volta, perché non mi va assolutamente di fare né file né altro, perché sinceramente là dentro non si potrebbe nemmeno stare. Faceva caldo e tutto, però io spero che la prossima volta che ci andrò, andrò soltanto a cambiare il pantalone e andrò subito via. Niente, ditemi qual è il capo che vi è piaciuto di più. Se anche voi avete acquistato le cose, diciamo, che riguardano la casa e tutto, abbigliamento per casa, perché sinceramente la commessa mi diceva: ma signora, ma ha visto i giubbotti? Mi ha detto: ma se nemmeno dobbiamo uscire, che me li prendo a fare i giubbotti? Ho preso, diciamo, l'essenziale. Sicuramente ci sarà la seconda parte perché sto aspettando il pacco. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, qual è il vostro capo più particolare e il vostro capo preferito, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va, ma veramente se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!